chiedo al presidente De Luca di spiegare invece le tante domande a cui non risponde. Come mai ogni giorno escono sempre nuovi morti a Napoli e in Campania? Abbiamo i famosi ricalcoli ogni giorno e qualcuno mi deve spiegare perché abbiamo avuto un numero così esorbitante di morti a Napoli e in Campania. Come mai sono stati spesi decine e decine di milioni di euro per avere strutture che non sono state all'altezza durante il Covid per tutelare la salute? Pensa all'ospedale del Mare, per citarne uno. Come mai la campagna vaccinale non va come dovrebbe andare a Napoli e in Campania? Come mai non sono state fatte le assunzioni che si dovevano fare? Ecco, queste sono le domande a cui dovrebbe dare risposta il Presidente della Regione, non mettersi contro il governo che in questo caso, a mio avviso, ha adottato un provvedimento razionale, di buon senso, condivisibile, che responsabilizza, ma dà anche un segnale di ripartenza. Uniti si va forti. Se ogni giorno si sveglia uno che deve far vedere che è più forte degli altri, o che esiste, o che, come dire, deve dimostrare di esercitare il potere in un certo modo, diciamo che noi ci siamo stancati. C'è proprio una stanchezza psicologica istituzionale a questi tentativi continui di dividere le istituzioni, ma soprattutto di essere aggressivi e violenti nei confronti delle comunità. Questo è un modo intollerabile in un momento come questo di ripartenza. Quindi, se proprio ci sta da dare le dimissioni, in questo momento non penso che le debba dare il governo, che deve garantire l'uniformità nazionale, ma forse chi si mette di ostacolo rispetto a quello che è il contrasto nazionale alla pandemia.